mai sentito il termine WhatsApp Business API? Beh, magari molto probabilmente avrai già sentito parlare di WhatsApp Business e forse starai già utilizzando l'app. Ah, ok, ma quindi non stiamo parlando della stessa cosa? Mi chiederete. No, o meglio, non esattamente. WhatsApp Business, in particolare, propone alle aziende due possibilità. WhatsApp Business App, gratuita e pensata per gestire la comunicazione manualmente, utile quindi alle piccole imprese che desiderano comunicare con i propri clienti. La seconda possibilità sono invece le WhatsApp Business API, un canale di messaggistica che il gruppo Meta mette a disposizione delle medie e grandi imprese per collegarsi ai clienti su vasta scala. In questo video quindi vedremo insieme, capiremo veramente nel dettaglio che cosa sono le WhatsApp Business API, come fare ad utilizzarle e quanto costano e per quali esigenze possono esserci utili. Buona visione! Iniziamo quindi con il capire che cosa sono le WhatsApp Business API. Per consentire un utilizzo su larga scala del WhatsApp Business App, che diciamo presenta dei limiti, che vi ho spiegato in un altro video di cui vi lascio poi il link anche in descrizione, Meta ha sviluppato le API, che sono acronimo di Application Programming Interface, e in italiano è l'interfaccia di programmazione delle applicazioni. Possiamo avere API di varie cose, in questo caso parliamo di API di WhatsApp Business. Quindi diciamo che in generale il termine API si riferisce ad un collegamento tra un'applicazione che fa una richiesta, client, e l'altra applicazione che dà una risposta, server. Nel caso specifico delle WhatsApp Business API ci sono alcuni intermediari che possiamo chiamare client, come Link Mobility, che inviano delle richieste specifiche ad un server, in questo caso Meta. Quindi per usare WhatsApp Business API non hai la necessità di essere uno sviluppatore e di doverti sviluppare tu un software, ma ti basterà appoggiarti ad un partner autorizzato come Link Mobility Group. E qui vi lascio infatti lo screenshot che trovate Link Mobility tra appunto i partner autorizzati di Meta. SMS Hosting come azienda del gruppo Link Mobility permette di utilizzare WhatsApp Business comodamente da piattaforma per raggiungere obiettivi di business, personalizzando la comunicazione ed ottimizzando i risultati. Ma a cosa servono esattamente le WhatsApp Business API? Grazie alle WhatsApp Business API, note anche come WhatsApp Business Platform, le imprese possono usare il canale WhatsApp per raggiungere obiettivi di vendita, marketing e messaggistica. Vi diamo un po' nello specifico alcuni casi, adesso ve li racconto, che poi in cui possono essere utili. Il caso, diciamo, più semplice è quello di tenere aggiornati i clienti, quindi con il WhatsApp Marketing semplicemente teniamo aggiornati clienti con informazioni per loro importanti, per esempio la conferma d'ordine in automatico, un promemoria appuntamento, un avviso scadenza, oppure delle informazioni sui punti della Fidelity Card digitale, se per esempio utilizzi la Fidelity Card digitale di SMS Hosting. Ecco che quindi queste comunicazioni in SMS Hosting possono essere inviate sia via email, sia via SMS, ma anche via WhatsApp. Quindi vi dico che questa è una wow, una rivoluzione da wow, perché noi possiamo rifare arrivare questi aggiornamenti direttamente nell'app di messaggistica che viene utilizzata dagli utenti. Vi faccio un esempio concreto concreto. Quando viene creata una Fidelity Card digitale al cliente, potete avviare un workflow e fare in modo che riceva un WhatsApp con tutte le informazioni utili. Quello che per esempio vi sto mostrando qui è una boutique che manda appunto con il programma Fedeltà Digitale della nostra boutique 1 euro speso ti farà guadagnare 1 punto e spiega un po' quali sono i vantaggi della Fidelity Card digitale. Prima si poteva inviare solo via SMS o via email e adesso abbiamo anche il canale WhatsApp. Come vedete quindi è interessante poter raggiungere comodamente su WhatsApp i clienti perché ad oggi WhatsApp è l'app utilizzata da più di 2 miliardi di persone in oltre 180 paesi. Fonte WhatsApp. Un altro caso d'uso, un'altra possibilità che ci danno le WhatsApp Business API è quello di riuscire a creare empatia e personalizzare le promozioni.
Per esempio, quando l'utente visita una pagina specifica del nostro sito web, possiamo inviare in automatico, dopo un tot periodo di tempo, un WhatsApp con tutti i dettagli per invogliarlo ad effettuare l'acquisto oppure, se non vendiamo online, magari per venire in negozio. Per farlo, semplicemente ci basta collegare il nostro sito web a SMS hosting usando il site tracking e diciamo quindi poi avviare un workflow. Il site tracking sappiamo che è una delle funzionalità più interessanti della Marketing Suite e quindi io vi consiglio assolutamente di provarla. Un'altra idea potrebbe essere quella del lead scoring, quindi dare un punteggio al cliente. Cosa significa questo? Che ad ogni azione che un cliente compie, come aprire un'email, visitare il punto vendita o leggere un articolo del tuo blog, possiamo stabilire un punteggio da assegnare. Quando raggiunge il cliente una determinata soglia di punti, potremo inviare un WhatsApp con un ringraziamento e uno sconto dedicato. E quindi vi faccio anche qui un esempio di testo. Roberta, sei tra i fan più attivi della nostra azienda. Ti vogliamo ringraziare perché averti con noi è importante. Tu sei importante. Vogliamo dirti grazie regalandoti il 30% di sconto sul prossimo acquisto in negozio. Come ottenerlo? Semplicemente presenta questo messaggio alla cassa. Possiamo farlo con il WhatsApp, quindi non avere più il limite dei 160 caratteri dell'SMS, ma sbizzarrirci con il testo, inserire link, immagini, emoticon, video. Quindi diciamo che veramente, adesso questo lo vedremo nel dettaglio, però possiamo mandare proprio dei messaggi interattivi molto interessanti. Un'altra cosa molto utile delle WhatsApp Business API è la possibilità di semplificare il processo d'acquisto. Vi faccio un esempio di un supermercato che potrebbe voler inviare ai propri clienti, invece che il classico volantino cartaceo che arriva nella buchetta della posta e che ahimè oggi viene visto sì e no, un WhatsApp con un volantino digitale. Quindi sfoglio il volantino di questo mese con l'offerta di questo mese e invece di dover sostenere anche i costi di stampa, semplicemente viene creata una versione digitale PDF del volantino e poi viene inviata ai clienti tramite WhatsApp con un semplice clic. Quindi non solo noi in questo modo risparmiamo sulla carta, ma possiamo anche fare una comunicazione più personalizzata perché il cliente potrà scegliere quando si iscrive alla WhatsApp newsletter l'indirizzo del punto vendita che gli interessa di più e quindi così potrà ricevere anche delle comunicazioni più dedicate, ecco. Inoltre possiamo anche tracciare chi scarica il volantino, misurando quindi di volta in volta l'efficacia della nostra campagna. Con SMS hosting, come vi ho detto tante volte, possiamo segmentare i clienti in liste, creando una lista, per esempio in questo caso per ogni zona, in modo da inviare il volantino corretto per quello specifico punto vendita. Quando il cliente clicca su sfoglia il volantino, poi fa scaricare in automatico un PDF oppure rimandare il cliente ad una landing page che puoi creare con tutta la semplicità in SMS hosting. E quindi adesso che vi ho fatto un po' venire voglia di utilizzare queste WhatsApp Business API, vi chiederete: va bene Marta, grazie, tutto bello, ma come iniziamo ad usarle? Bene, allora proviamo ad entrare un po' più sul tecnico e cerchiamo di capire come funzionano e soprattutto come fare ad inviare messaggi WhatsApp da piattaforma SMS hosting. Il primo passo da fare è quello di configurare questo canale. Quindi ci serve il piano premium di SMS hosting, vi lascio qua il link nelle schede. Inoltre, quindi una volta poi acquistato il piano premium, passiamo alla parte di Meta e Meta ci chiede alcune specifiche che vi elenco in seguito. Un numero di telefono valido che non sia collegato alla WhatsApp Business personale o alla WhatsApp Business app. Possiamo anche inserire un numero di telefono fisso, però mi raccomando che non sia collegato ad un altro canale. Un account Meta for Business personale collegato alla tua azienda, un nome al numero che stai configurando che rispetti le linee guida di WhatsApp e vi lascio le linee guida qui, quindi il nome per esempio del vostro negozio e un sito web. Questi sono i requisiti che ci servono per iniziare a poter configurare il mittente delle WhatsApp Business API.
In questo caso vi ho creato un video tutorial ad hoc che vi lascio poi in descrizione, così potete approfondire e andare proprio a farlo step by step e a seguire tutte le indicazioni. Una volta configurato il canale, possiamo poi passare all'invio delle campagne WhatsApp da piattaforma. E quindi iniziamo. Vi faccio prima un piccolo passo indietro, perché le conversazioni WhatsApp Business API che puoi inviare da SMS hosting possono essere di tipo modelli messaggio o conversazioni di servizio. Proviamo a capire cosa significa. I modelli messaggio ci servono per avviare una conversazione al di fuori della finestra di messaggistica delle 24 ore. Un esempio, l'invio di una campagna WhatsApp a tutti i contatti della rubrica con i saldi del negozio. In questo caso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un modello messaggio con l'editor di SMS hosting e attendere l'approvazione da parte di Meta. La domanda che spesso mi fate è: quanto tempo ci vuole affinché Meta approvi un modello messaggio? Se l'account è nuovo, quindi avete appena creato, ci può volere anche 1 o 2 giorni. Se invece l'account è rodato, quindi state iniziando ad utilizzare WhatsApp Business, la sincronizzazione del modello messaggio, quindi la sua approvazione, richiederà veramente pochissimi minuti. I modelli messaggio possono essere di tipo marketing o utility. L'esempio di tipo marketing è un augurio di compleanno il cui obiettivo, per esempio, è rafforzare le relazioni con i clienti. Quindi qua vi sto mostrando un esempio di modello marketing. Il modello invece utility sono delle conversazioni utili a informare i clienti con degli aggiornamenti tempestivi durante il processo d'acquisto e dopo la conversione. Quindi, per esempio, un modello utility potrebbe essere un messaggio di conferma d'ordine. Anche qui vi lascio un video tutorial che vi mostra veramente nel dettaglio come inviare una campagna WhatsApp da SMS hosting e quindi anche poi come utilizzare nello specifico l'editor per creare i modelli messaggio. Quindi abbiamo parlato di modelli messaggio e poi abbiamo parlato di conversazioni di servizio. Che cosa sono? Fondamentalmente si differenziano dai modelli messaggio perché non hanno bisogno di un'approvazione da parte di Meta e possono essere avviate dagli utenti come risposta ad un messaggio WhatsApp dell'azienda entro 24 ore. In questo caso quindi non pagherete il costo del messaggio WhatsApp perché è incluso nella conversazione di servizio. Per approfondire i costi della piattaforma WhatsApp da SMS hosting, vi lascio in descrizione il listino prezzi, così potete vedere e è tutto trasparente. Vi faccio un esempio di conversazione di servizio. Se inviamo una promo via WhatsApp, possiamo impostare un'automazione con risposta testo libero che venga inviata nelle 24 ore successive alla campagna. Quando inviamo quindi il modello messaggio di questo tipo che adesso state guardando, che vi sto mostrando, il cliente può usare la risposta predefinita e cliccare sul pulsantino sconto. A questo punto, se in SMS hosting abbiamo configurato l'automazione, possiamo impostare una risposta che venga inviata entro le 24 ore dalla ricezione del WhatsApp e in questo caso si tratta di una conversazione di servizio, quindi non ha nessun tipo di costo. In questo caso, se avete una qualsiasi domanda, dei dubbi, non vi è chiaro qualcosa, potete scriverlo nei commenti del video, che capisco sia un tema un po' ostico, oppure sapete che noi di SMS Hosting abbiamo l'assistenza gratuita, quindi potete chiamare il numero che vi lascio poi in descrizione, inviare un'email, usare la chat del sito oppure prenotare una demo della piattaforma. Vi lascio tutto, come sempre, in descrizione. Ed ora, prima di chiudere, volevo, diciamo che ho raccolto delle domande frequenti che mi vengono poste sul tema delle WhatsApp Business API. Provo a rispondere così capiamo insieme e sdoganiamo un po' ogni dubbio. Intanto la prima domanda che mi viene fatta è gratuito, Marta? No, le WhatsApp Business API per poter funzionare devono essere collegate, come vi dicevo prima, ad un'infrastruttura come SMS hosting che ci consenta quindi di utilizzarlo come utenti. Per questo ci sono dei costi che comprendono i costi di WhatsApp di Meta, quindi costi diretti, e
la gestione della platform da parte dei partner. Anche qui appunto poi vi lascio in descrizione il costo in SMS hosting. Altra domanda, qual è la differenza tra WhatsApp Business API e l'app di WhatsApp Business? Qui vi lascio una tabellina con il confronto. Per farvela breve, le WhatsApp Business App si rivolge alle piccole imprese che desiderano comunicare con i propri clienti tramite WhatsApp e quindi viene utilizzata da dispositivo, al massimo 5 dispositivi collegati. La WhatsApp Business API invece, come vi dicevo, è una soluzione per aziende medio-grandi che vogliono usare la piattaforma con più utenti per risolvere obiettivi di marketing, vendita ed assistenza. Vi lascio comunque poi il video con tutte le differenze, così ve lo andate a vedere e potete capire meglio di cosa stiamo parlando. Un'altra domanda che spesso viene fatta è se posso inviare dei file con WhatsApp Business API. Assolutamente sì, vi avevo fatto l'esempio del volantino digitale, ma potete inviare qualsiasi altro tipo di file. Vedete che quando creiamo un modello messaggio possiamo decidere di allegare un file da far scaricare ai propri contatti. Il limite è di 10 mega e potete caricare in formato application o PDF. In alternativa, come vi dicevo, possiamo inserire nel WhatsApp un video, un'immagine oppure il link ad una landing page. Questa è un'altra domanda che spesso mi viene posta, cioè come funziona il sistema di fatturazione per WhatsApp Business API. Per quanto riguarda l'invio WhatsApp da SMS hosting, potete acquistare i pacchetti direttamente dalla nostra piattaforma e scaricare le fatture da SMS hosting. Quindi in questo caso non dovremo passare per Meta e non avremo il problema quindi di dover lavorare con delle fatture estere, perché sapete che SMS Hosting è una piattaforma italiana, quindi è come se compiate un pacchetto SMS, quindi tutto scaricabile da piattaforma. Allora, io mi auguro di avervi un po' chiarito le idee su cosa sono le WhatsApp Business API e diciamo che la mia frase a questo punto è sempre: ed ora tocca a te. Potrebbe essere questo video esserti sembrato un po' complesso in alcuni punti, ma vedrete che poi una volta provato il servizio tutto sarà più semplice. Il grande vantaggio, ripeto sempre, di appoggiarvi ad una piattaforma come SMS Hosting per l'invio di WhatsApp è che oltre a questo canale abbiamo a disposizione tantissimi altri canali e strumenti, non solo le newsletter, SMS, RCS, ma anche il site tracking, la gestione prenotazioni, le fidelity card digitali, le landing page, i coupon digitali, il lead scoring. Quindi vedete che noi in una piattaforma riusciamo davvero a gestire a 360 gradi il marketing e anche le conversazioni di utilità con i nostri clienti. Come vi dicevo prima, se avete qualche dubbio sulla piattaforma trovate tutti i contatti dell'assistenza in descrizione. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video e mi raccomando, se c'è qualche commento lasciatelo. Vi chiedo se vi va un like e se non siete ancora iscritti al canale fatelo subito. Grazie mille, un bacione.